Addrizziamo qua perché sennò si vede nulla. Buongiorno, buon pomeriggio. Secondo video di giornata dopo i risultati di Fantacalcio goduriosi di questa mattina. Secondo video di giornata che riguarda il pronostico unico, ovvero sia andata che del ritorno che dei quarti di Champions, Europa e Conference League. Sono ritornati i pronostici, con un pochino di ritardo, però le feste ce le siamo godute, ci hanno buttate il cibo, quindi ci sta che siamo in leggero ritardo. Allora, pronostico unico, ovvero sia andata che ritorno, quindi comprenderà un pronostico unico, secondo me, chi passerà direttamente alle semifinali, dei quarti di Champions, Europa League e Conference League. Champions League, Europa League e Conference League. Se volete ditemi qua su questi tutti i commenti, like, commenti, iscrizioni, condivisione, campanellina. E noi iniziamo subito. Allora, iniziamo dalla Champions League. Allora, i quarti di Champions sono Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Monaco, praticamente la finale anticipata, Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli. Benfica-Inter, 1. Allora, credo che nel momento che dove sia l'Inter, che si trova l'Inter, ovvero molto distratta, imprecisa, che non chiude le partite subito, non credo proprio, secondo me, riesca a giocarsela con questo Benfica che sì, comunque non è una squadra imbattibile, però è comunque una squadra che a calcio ci gioca e se vuole te ne può fare anche 4. L'Inter non passa, secondo me. Guarda, da italiano onesto non lo spero. Però vedendo la situazione attuale dell'Inter, nonostante qualcuno mi dirà ma l'Inter in Europa è più decisiva, insomma, quindi secondo me l'Inter tra andata e ritorno esce, non vale semifinale. Quindi Benfica-Inter 1, Manchester City-Bayern Monaco 1. Vedo un Bayern Monaco un po' scarico comunque. È stato fatto fuori dalla Coppa di Germania in campionato, non mi ricordo come sia andato, però non, è tra le prime posizioni, ma non è al primo posto. Invece il City è meglio, invece il City è molto molto meglio, e quindi credo che tra le due io vedo meglio il City. City Bayern Monaco 1, Real Madrid Chelsea 1. 1, nonostante il Chelsea è comunque una squadra da tenere d'occhio, il Real Madrid è nettamente superiore a tutti quanti, e secondo me sbarazzerà fuori il Chelsea. Real Chelsea 1, come ha fatto con Liverpool, in totale 6-2, qui ci si avvicina. Milan-Napoli, non voglio bufarla, però 2. 2, secondo me il Napoli avrà una voglia di rivalsa in queste due sfide, ma una voglia di rivalsa che secondo me ce li mangiamo. Io spero di aver ragione, ma secondo me ci rimangiamo, perché potrà mettere una voglia di riscattarci che secondo me spero anche io abbia ragione di farli fuori. Milan-Napoli 2. Questi i miei pronostici, sia andata che ritorno, degli ottavi di Champions League. Benfica-Inter-Inter-Benfica 1, Manchester City-Bayern Monaco e Bayern Monaco-Manchester City. Passa il City, Benfica-Inter-Inter-Benfica passa l'Inter. Real Chelsea, Chelsea Real passa il Real, Milan Napoli e Napoli Milan passa il Napoli. Questi i miei pronostici dei ottavi, sia da, dei quarti, sia andata che ritorno di Champions. Adesso, Europa League. I quarti sono Feyenoord Roma, Juve Sporting, United Siviglia e Leverkusen Union SG. Union SG. Allora, Feyenoord-Roma e Roma-Feyenoord passa la Roma. Sulla carta la Roma ha beccato l'avversario più scarso di questa UEFA Conference League, un remake praticamente della finale di Conference League. La Roma, se vuole, anzi è nettamente più forte, secondo me passa, senza troppi problemi. Juve-Sporting-Juve passa la Juve, nonostante lo Sporting sia una delle prime squadre in Portogallo, non è comunque una squadra facile da affrontare. Secondo me la Juve passa, quindi vi dico che passa la Juve. United Siviglia, allora abbiamo
da un altro una squadra molto forte, invece dall'altro lato la squadra che praticamente ha vinto più Europa League, la squadra che ha vinto tante Europa League nella sua storia. Tra questi secondo me passa lo United, sarà una partita molto combattuta che secondo me deciderà, per lo United con un rigore o qualcosa, però passa lo United. Leverkusen Union SG, Union SG Leverkusen, passa il Leverkusen, nettamente superiore il Leverkusen. Nonostante comunque l'Union SG abbia fatto fuori una grande squadra agli ottavi, secondo me il loro sogno, il loro percorso si fermerà qui. Dunque, questi sono i pronostici di Europa League. Parti si è andata che ritorno. Poi, tutto scritto sul foglio, bello previsto, però bello preparato. Allora, quarti di conferenza lì, Get West Ham, Basilea Nizza, Lech Poza Fiorentina, Lech AZ Alkmaar. Allora, Get West Ham, West Ham Get, passa il West Ham. Basilea Nizza, Nizza Basilea, passa il Nizza. Lech Poza Fiorentina e Fiorentina, Lech Poza passa la Fiorentina. Anderlecht AZ Alkmaar, AZ Alkmaar, Anderlecht passa l'AZ Alkmaar. Dunque, questi sono i miei pronostici di Champions, Europa League, Champions League, Europa League, Conference League, quarti sia andata che ritorno. Ve li ripeto per concludere il video: Benfica Inter e Inter, questi di Champions. Benfica Inter, Inter Benfica 1, City Bayern Monaco, Bayern Monaco City 1, passa il City. Real Chelsea, Chelsea Real, passa il Real. Milan Napoli, Napoli Milan, passa il Napoli. Feyenoord Roma e Roma Feyenoord, passa la Roma. Juve Sporting, Sporting Juve, passa la Juve. United Siviglia, Siviglia United passa la United, Leverkusen, Un SG Leverkusen passa il Leverkusen, Gent West Ham, West Ham Gent passa il Gent, passa il West Ham, Basilea Nizza, Nizza Basilea passa il Nizza, Lech Poza Fiorentina, Fiorentina Lech Poza passa la Viola, Anderlecht AZ Alkmaar passa la AZ Alkmaar. Ecco qua, finito tutto. Noi ci becchiamo stasera. Ci becchiamo stasera che c'è il post, che c'è Inter Benfica, c'è Benfica Inter, quindi ci becchiamo stasera col post partita. Bella. Bella voglio. Se volete ditemi cosa vi piace sotto nei commenti, like, commenti, iscrivetevi, condividete, campanellina. Ciao!